Sembra fa una rapina vestita così. Oh, vabbè, sono in coma. In coma profondo, ma solo io la mattina quando mi sveglio vorrei evaporare, sparire dal mondo. Dopo tipo un'ora la vita. Stavo dicendo, la vita torna a sorridere. Poi ho visto quella valanga di piatti là dentro da lavare, insomma. Penso che ci vorranno 2 ore per tornare a sorridere la vita oggi. Casa tutta pulita e viva, che meraviglia! Guardate qua com'è bello questo. Questo è un nuovo runner. Si dice così, ragazze, voi siete più esperte di me. E praticamente questo qua me l'ha fatto mia mamma. E costano tantissimo quando le ha comprate, così ho risparmiato tanto. Queste sono anche delle cose che mi ha dato lei, antiche, che c'aveva a casa sua, quindi super shabby. Adesso non potete dire che non è shabby. Guardate com'è bello, io adoro questo motivo di fiori. Secondo me ci sta troppo troppo bene. A me piace tanto il tavolo di legno così scoperto solo con runner. Fatemi sapere voi se piace. Sono felicissima, grazie mamma. Anche la cucina è tutta bella pulita e qua mi sono lavata tutte le cosine della mia stanza cosmeticosa che avevo tutti i contenitori, vedete, li ho lavati tutti, li ho puliti, adesso mi sistemo tutte le materie prime, tutte le cose, sono super felice, adesso magno, ah questo qua, guardate mia mamma che mi ha comprato, sono degli strofinacci che a me dispiace pure utilizzare perché sono troppo troppo carini, non oso immaginare cosa succede se si sporcano, quindi non li vorrei utilizzare più come tovagliette, tovagliette. Insomma così perché sono troppo troppo belli. Infatti volevo anche delle tovaglie, così mi hanno detto che non c'erano. Ah, da IKEA le ha comprati, mi stavo dimenticato di dirvi dove. E questo qua, quadrettini, e questo con fiorellini, questo è troppo bello, sono troppo troppo shabby. Vorrei una tovaglia così, è troppo bello. Ma ho comprato questo qua che è tipo un vasettino troppo carino, sempre shabby. Ormai anche mia mamma ovunque va, vede se ci sono cose shabby. E poi questo, ragazzi, mi ha comprato. Questo qua l'avevo visto già io da IKEA, è tipo un cestino dove mettere tutte le posate, appese, le cose insomma per metterle a scolare. Madonna, che bella, è diventata la mia cucina! E avete notato che ho due sgabelle adesso vicino allo snack? Evviva, sono troppo felice, è venuto bellissimo questo angolino shabby. Quando succede questo, vedete che un cazzo si rompe il tuorlo! Mannaggia le sfighe della vita! La seconda mi è andata bene. Evviva, non si è rotto. Viva le uova bio. A volte si rompono, a volte no. Non tutte le uova bio nascono col buco. No, vabbè, non c'entra niente. Yummy, peperoncino immancabile. Vabbè, ho messo la salsa di soia sul riso, sul pollo. E poi ho fatto anche le uova e queste gallette di farro che adoro. Adesso vi faccio vedere una cosa buonissima. Yummy, ultimamente sono in fissa questa cosa. C'è praticamente la galletta con sopra l'uovo e il riso che si mischia. ha questa cremina di uovo e date un boccone tutto assieme, è troppo buono, provatelo e poi mi fate sapere. Sto facendo la spumetta di arance. Eccola la mia spremutina, perché mi sono resa conto di una cosa. Un ragazzo in palestra mi ha dato questo consiglio e mi sto trovando benissimo a bere proprio prima di andare in palestra, ma proprio prima di scendere, una spremuta, un succo, ovviamente naturale, meglio tipo se fate voi un frullato di frutta così. Proprio tutti i zuccheri, questi qua, che immediatamente vi danno tanta tanta carica e tanta energia. Quindi la merenda la faccio prima, ovviamente, perché la devo digerire, però qualcosa di bello dolce, un frutto, proprio prima della palestra mi dà molta più energia e quindi molta più forza. Quindi super consigliato. Buona con le arance bio del nostro orticello. Ho messo anche il video, già il vlog di oggi.
perché ho fatto il vlog, 3 giorni consecutivi di vlog, quindi adesso anche domani vedrete un nuovo vlog alle 14. Spero che questa cosa dei 3 vlog consecutivi vi abbia fatto piacere, perché in tante mi avete chiesto questi videovlog, quindi ho detto faccio 3 giorni vloggando, a vloggare sempre, e adesso me ne vo. Andando a casa mia, da mia sorella che mi aspetta perché dobbiamo girare dei video assieme, e quindi di solito vado io a casa sua, viene lei da me per fare video, e vabbè, anche approfittiamo anche per stare un po' assieme. Vabbè, non ci vediamo tutti i giorni comunque, però anche fare video, noi ci divertiamo tantissimo a fare video assieme, quindi è proprio un momento bello quando ci vediamo per fare video. E adesso ne vogliamo girare un paio troppo carini, che speriamo tanto che vi piacciano. E vi volevo tanto ringraziare per tutto l'affetto che mi date sempre nei commenti, nei video, e non solo insomma i video proprio quelli là tipo con mia sorella, ma anche vlog tipo come questo qua, perché veramente nei vlog ricevo sempre centinaia di commenti, veramente valanghe di commenti, e mi metto là, vi assicuro, ogni sera a leggermi tutti i vostri commenti. È troppo bello, ragazze, perché attraverso questi commenti mi sento proprio inondata di affetto. Comunque vi sento vicinissime leggendo i vostri commenti, siete veramente dolci e mi piace troppo, mi piace mettermi là la sera a leggermi tutti i vostri commenti, vi sento proprio come delle amiche, ve lo dico sempre, quindi vi ringrazio tantissimo, mi fa troppo piacere questa cosa che voi mettete là, mi lasciate il commentino, e quindi sono felice, voi siete veramente una parte felice comunque della mia vita, quindi non posso fare altro che ringraziarvi. E basta, se no poi mi commuovo. Spero anche di mangiare qualcosa di buono. Ogni volta che vado a casa mia spero sempre che mio padre o ha cucinato il sushi o la pizza, perché sono 2 cose che adoro e che lui sa fare benissimo. Vabbè, ma qualsiasi cosa, l'importante è stare assieme. Biberina, I love Justin Bieber. Ehi, che fai tu? Mimmo, sei buono? Adesso sei buono? Non mi mordi, eh? Se tu in realtà sei buono, vero? Chi c'è? Un pistacchetto? No, quella è la buccia, non si mangia la buccia di pistacchetto. Ci siamo mangiati un pacco intero di pistacchi. Finiti. Ci abbiamo la vestaglietta pure uguale qua. Le gemelline. Ci siamo mangiati un pacco di pistacchi intero. Siamo stravolte. Guarda qua. Vengo le guance piene di pistacchi. Abbiamo mangiato un sacco di roba. E poi dopo un sacco di roba alla fine, per concludere come digestivo, un pacco di pistacchi buonissimi. È vero? Qua c'è anche Molly. Amore, ciao, salute, ciao ciao. Ciao a tutti. E Bimbo. Ciao Bimbo. Quello tu. Nonno! Quello tu. Nonno! Mamma mia! Mamma mia, aiuto! 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 Amore! Marione, ma allora telefono, che ti fai schifo! Tortini appena sfornati, mettiamo nel contenitore. Faccio spesso così, Nancy. La sera vengo qua, prima di andarmene preparo i tortini e poi ce li dividiamo. Così esatto, così abbiamo già la colazione pronta. Oggi ne ho fatti 10, che dici, basteranno? Questi sono i primi 4, ma guarda come sono bellini! Le rosilline, che carine! E poi c'è il cioccolato dentro. Questi qua sono simili a quelli là che facemmo di San Valentino.
se andate a vedere sul secondo canale c'è il video tortini per San Valentino, però una versione aggiornata. Se volete vi faccio un altro video poco molto bello. Sono per adatte. Bellissime, eh? Queste pesano quelli più grandi. Guarda, lei le roselline grandi, grandi. E questi piccoli, piccoli. Altri. No, no, sono grandi, eh? Adesso le dividiamo in parti uguali. Mamma mia, niente, come sta? Oh, una mangio. Guarda! Ma che belli, niente. Adesso ce li diamo, a uno ce lo mangiamo, mono, lo assaggiamo, guarda com'è bello. Ce la faccio, non devo mangiare, facciamo uno snack pre nanna, dai. Con la leggerezza qua al finocchio, mi sgonfia tantissimo perché ho mangiato tanto, sto scoppiando. E la mia tazza è bellissima. Vado a montare il video per domani. Mentre bevo la mia tisanina, devo dire, sono proprio in tutto perfetto stile shabby chic. Guardate. Volevo dire appunto questa cosa che leggo sempre nei commenti, che spesso tanti di voi mi scrivono agli occhi tristi questa cosa, perché agli occhi tristi? E quindi non lo so, i miei occhi io penso siano sempre gli stessi, però se voi dite che sono tristi, forse spesso mi vedete stanca, e quindi perché comunque nei vlog spesso, ad esempio adesso che è tardissimo, molto molto stanca. E quindi ci sta questa cosa che magari gli occhi sono un po' più fiacchi e quindi possono sembrare tristi quando invece semplicemente sono stanchi. E mi dispiace questa cosa un po', perché anche con la mia famiglia sono sempre stata così, mi è sempre dispiaciuto insomma far preoccupare, quindi cerco sempre di dare il massimo, di essere allegra, di stare sempre bene, appunto perché veramente sto proprio male, mi dispiace proprio se gli altri poi devono stare male, devono pensare che io sono triste, quindi è una cosa proprio nel mio carattere, quindi mi dispiace se voi insomma pensate che sono triste, vorrei che voi non vi preoccupaste per me insomma, perché comunque cioè veramente sto bene, quindi non lo so, non penso di avere gli occhi tristi. Comunque volevo semplicemente dire che vi voglio bene e che sto bene, quindi grazie per avermi fatto compagnia in questa giornata. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei vlog, mettete un bel pollice in su. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video.